Un saluto a tutti gli amici di CellularMagazine.it e Blogdroid da Alessandro La Croce. Ci troviamo questa volta in compagnia di Optimus L3, il più piccolo della linea L di LG, che ha un prezzo di circa 129 € e sarà il primo ad essere commercializzato in Italia, presumibilmente dopo il Mobile World Congress. Nonostante il prezzo, come vedete, il design si rifà al ben più costoso LG Pradaphone con una cover in plastica che ha questa texture finale e lo spazio della fotocamera in alluminio, un bordo metallizzato e quindi delle soluzioni estetiche comunque di buon valore. Le specifiche tecniche sono nella media, quindi abbiamo uno schermo da 3,2 pollici con risoluzione QVGA. Nella parte frontale abbiamo anche due tasti a sfioramento, menu e indietro e il tasto home. A sinistra bilanciere del volume, nella parte superiore foro da 3,5 mm per gli auricolari, tasto di accensione e spegnimento, ma anche blocco e sblocco del display. Nulla a destra, mentre nella parte inferiore abbiamo spazio per lo slot per la micro USB che serve a caricare la batteria da 1540 mAh, ma anche a collegare Optimus L3 al PC. Come avete potuto intuire, utilizza Android nella versione Gingerbread, quindi nella versione 2.3, assistito dall'interfaccia sviluppata da LG. Quindi abbiamo nella barra delle notifiche una serie di impostazioni rapide come l'accensione e lo spegnimento del Wi-Fi, del Bluetooth. Ecco fatto, un widget per controllare il player musicale e ecco qua ci sta avvisando che sono disponibili delle reti Wi-Fi. Proviamo ad esempio a collegarci al nostro tethering hotspot. E quindi dicevo, questo widget per il player musicale che ci consente appunto di riprodurre la nostra libreria di file audio. Il menu delle applicazioni, come sempre, vuole una divisione per tipologia, quindi abbiamo lo spazio dedicato alle applicazioni download, quindi quelle scaricate dal market, oppure quelle precaricate dal produttore. A proposito di queste applicazioni, vi dico che sono veramente tante. Abbiamo ad esempio App Box, App Manager, che ci consente di gestire appunto i programmi installati, Remote Call, quindi una serie di programmi Polaris Office con cui LG cerca di migliorare ulteriormente l'esperienza d'uso. Polaris Office serve per visualizzare, in questo caso e non editare, documenti di Word, Excel ma anche di PowerPoint. Presente anche la radio FM, quindi potete ascoltare tutte le vostre stazioni radio preferite direttamente dallo smartphone. E infine la fotocamera che è di 3,2 megapixel. Proviamo ad esempio a scattare una foto, come vedete, visto, in pochi istanti viene catturata l'immagine e salvata sulla memoria del dispositivo. Connettività con Wi-Fi, Bluetooth in versione 3.0 e USB, quindi abbastanza completa per la fascia di mercato in cui è posizionato L3. Che dire altro? Che approfondiremo l'usabilità appunto e l'esperienza d'uso di questo smartphone nella recensione completa. Per Alessandro La Croce, in compagnia di LG Optimus L3 è tutto. Ciao ciao!